Avevo assunto il ruolo del mitico Bogart nei panni del detective Marlowe o Sam Spade all'inseguimento del Falcone Maltese, pronto a svelare tutti i misteri. Avevo seguito la mia pista fino alla rivelazione finale, a costo di finire 3 metri sottoterra in una bara di mogano. Non potete farlo! I miei uomini sono ancora all'interno! È la minima idea del perché questa operazione è chiamata Occhi della Morte. Penso sia già morto. Procediamo. Attenzione a tutto il personale. Sequenza di autodistruzione attivata. Evacuare immediatamente. Abbiamo compagnia. Bene. Sequenza di autodistruzione attivata. Avevo visto il logo nel piano precedente. C'era un vecchio bunker sotto l'acciaieria. Avevo riconosciuto la placca militare nel piano. Sui muri sgretolati di mezza città avevo visto migliaia di variazioni della decorazione in cui la spada era stata sostituita da una siringa. Progetto Valhalla, V per Valchiria, V per Valhalla. Improvvisamente il tutto aveva l'aspetto di una perversa cospirazione. Come dall'inizio del caso Valchiria, il codice della porta restava per me un mistero. Il chimico stava utilizzando la console quando morì. Su schermo era segnata la vita media del topo di laboratorio, insieme alla password. Il codice di sicurezza era 665, parente prossimo. Thank you.
personale. Grazie. Sequenza di pensavo che sarei certamente morto qui dentro. Devi aiutarmi a passare attraverso la camera di decontaminazione. Sei pazzo, neanche per sogno. Questo luogo sta per esplodere, non vedi? O così o te ne torni in cella, scegli tu. Ok, ok, adesso me ne occupo. Rimasto intrappolato nella rete mortale del caso Valkyria. Sullo schermo di uno dei terminali. Top Secret, progetto Valhalla, esercito degli Stati Uniti, in Brasil Network. Valhalla, oltretomba nella mitologia nordica, in cui i guerrieri più valorosi passavano il resto della loro esistenza festeggiando e combattendo senza tregua. Le loro ferite si rimarginavano miracolosamente ogni notte. Valkyrie, le vergini che sceglievano i guerrieri vichinghi più valorosi e poi li portavano nel Valhalla. 1991. Lo scopo del progetto è di creare una sostanza chimica capace di aumentare il coraggio e la resistenza delle truppe di terra. 1995. Risultati insoddisfacenti. Progetto annullato. Qualcuno doveva aver continuato la ricerca senza autorizzazione. Progetto compromesso. Fuga di informazioni. Bisogna chiudere la falla a tutti i costi. Controllo di sicurezza a livello russo autorizzato dal responsabile del progetto. Prova sul campo, raddoppiare le dosi per tutti i soggetti restanti, osservare e registrarne il comportamento nell'ambiente urbano. Il luogo dell'operazione corrispondeva al mio vecchio indirizzo del New Jersey. La data era quella di 3 anni fa. Proprio quando credi di essere piombato nel più profondo degli orrori, scopri di poter scendere ancora più in basso. Come potevo ammutolire la sua dente vocina dentro la mia testa, secondo la quale adesso, ancora più di prima, la mia vendetta era finalmente giustificabile sotto qualsiasi scala morale? La sua dente vocina provava, oltre ogni dubbio, che la mia esistenza era ormai dannata. Nel laboratorio si vedeva il logo. L'arpia senza pietà era entrata e uscita tanto tempo prima da fare in quel luogo. Il nome del bunker era l'inquietudine di una profezia poco piacevole.
Metti al suo posto l'ultimo pezzo di un puzzle e ti accorgi di come l'immagine ti rappresenta mentre completi lo stesso puzzle. Più un assassino psicopatico al tuo fianco, una leggenda urbana, diventa realtà. I soggetti di prova del progetto Valhalla erano quei maledetti sbandati che avevano ucciso le persone che più amavo. Il resto era stato solo un conteggio di cadaveri. Tutto puntava a lei, la signora Valchiria. La fabbrica era esplosa alle mie spalle in un mare di fiamme. Tutte le mie prove erano finite in fumo e ceneri. Avevo perso la strada. Non dormivo da un milione di anni.